40 anni, cazzo. Allora, ricapitolando un po', io nel 1977 avevo 13 anni, non conoscevo ancora Antenna 1, però ero in quel momento della vita in cui cominci un po' a scoprire il mondo esterno, a scoprire soprattutto che esiste un mondo esterno, parlo poi dal punto di vista musicale, che esiste un mondo al di là di quei 4-5 cantautori che conoscevo fino ad allora. E questa scoperta indubbiamente è stata anche determinata dalla fine del monopolio Rai e dall'esplosione del fenomeno delle radio libere in Italia. Io inizialmente ascoltavo appunto Radio di Zocca, poi verso il 1980 direi, ero imbattuto in Rocca Radio di San Felice sul Palaro e nella fattispecie in un programmatore che era molto attento a tutti i nuovi fermenti musicali che erano nati dal punk, quindi dalla wave, dal post-punk, eccetera, eccetera. Questo programmatore si chiamava Vanni Neri, lui un bel giorno trasmigrò Armi e Bagagli a questa stazione di Fiorano che si chiamava Antenna 1 Rock Station e io lo seguì e da quel giorno mi incollai ai 104.7 di Antenna 1 che accompagnò e guidò la mia crescita musicale da allora e cominciai a conoscere altri programmatori oltre a Vanni, Stieppo, Adriano, Armando Bertolani che era uno di quelli che proponeva le cose più insolite, più particolari, un programma che si chiamava Disfunzioni Musicali, mi ricordo. E, insieme alla funzione della radio, insieme all'ascolto della radio, cominciai a frequentare i locali che la radio gestiva, in cui la radio metteva musica e soprattutto organizzava concerti. L'indimenticabile Pacco di Castelvetro, che era un magazzino in origine, comunque un locale spoglio assolutamente neutro, in cui sono passati tra l'83 e l'84 direi i nomi più, quelli che sarebbero diventati i nomi più importanti di tutto quello che stava montando musicalmente, che magari allora erano ancora agli inizi, parlo di CCP un paio di volte, Litfiba, Diaframma, gruppi esteri, due meravigliosi concerti degli Opposition, i Saxon Children. E erano anni entusiasmanti in cui appunto la radio mi guidava in questa scoperta continua, quotidiana, in cui c'era l'ebbrezza di sentirsi parte di qualcosa, di un'onda che stava crescendo, che montava e che si riprometteva di travolgere tutto, no? È una sensazione veramente inebriante. Fino a un giorno in cui non mi accontentai più di essere solo parte di quest'onda, ma sentii anche l'esigenza di provare a cavalcarla. E così un giorno andai da Stieppo e gli dissi: guarda, ovviamente ci eravamo già conosciuti nei locali, gli dissi: guarda, penso di avere una discreta cultura musicale, soprattutto penso di poter mettere in gioco tanta passione, mi piacerebbe provare a stare davanti al microfono a dire la mia su tutta la musica che mi piace, che ci piace. Stieppo prende una C60, me la dà, non c'è problema, Cocco, guarda, lì c'è la sala di registrazione, lì c'è la sala dischi, prendi un po' di dischi, fatti una scaletta, registra mezz'ora, un'ora il programma, c'è un provino, e è andata bene, buona la prima. Da quel giorno ho cominciato la mia avventura come programmatore di Antenna 1 Rock Station, avventura che è durata 5-6 anni, comunque dall'84 fino al 90 direi,
anni indimenticabili vissuti alla velocità della luce, anni in cui la mia crescita musicale ha avuto il privilegio di essere così estrinsecata in diretta anche ad altre persone. Si creava questo rapporto biunivoco tra chi era da una parte del microfono e chi era invece dall'altra parte. Un rapporto biunivoco che secondo me era dovuto soprattutto alla percezione della sincerità e della passione. Voglio dire, erano gli anni in cui, ecco, parlavo prima delle radio libere, ecco, erano gli anni in cui anche solo etimologicamente non si parlava più di radio libere ma di radio private, che pensandoci, privato è esattamente il contrario, no? Di libero. Ecco, Antenna 1 invece è rimasta sempre una radio libera, nel vero e unico senso della parola, una radio che lasciava completa, totale libertà di azione e di espressione. E quindi io ho dato sfogo al mio modo di essere come programmatore, quindi alternando, accostando approfondimenti a momenti di idiozia totale proprio. Non mi piace prendere troppo sul serio la vita, non mi piace che mi si prenda troppo sul serio, e ho cercato di esprimere questa mia attitudine anche come programmatore. L'ho fatto in modo, ritengo, sincero e appassionato, e ritengo, come dicevo prima, che questa cosa si sia percepita anche dall'altra parte, no? E questa secondo me è proprio stata veramente, ed è tuttora, la carta vincente di una realtà come Antenna 1, il fatto di proporsi come qualcosa di non costruito, come qualcosa che parte dalla passione e vuole trasmettere passione, oltre che cultura, ovviamente. Ci sarebbero mille aneddoti da raccontare, probabilmente ce ne sono ancora di più che non sono in grado di raccontare, perché sono comunque anni che ho vissuto in modo molto intenso, usando un eufemismo. No, per dire, spesso parlando con chi c'era allora, trovo qualcuno che mi dice: ma sai, Cocco, tu quel tal giorno, quella tal volta hai fatto questo, hai detto quest'altro. Spesso cose assolutamente folli, e cose che magari avevo rimosso e che qualcuno che magari ha vissuto meno intensamente di me si ricordava, e ce ne sono un sacco. Ma c'è, tra le tante cose che mi ricordo, comunque ce n'è una a cui tengo molto, che secondo me così è una bella metafora di quello che è stato per me Antenna 1, e di quello che è stato, ritengo, anche per chi era dall'altra parte della barricata. Allora, partendo dall'inizio, io, Max Teneggi e altri ragazzi, non della radio, altri ragazzi qua di Sassuolo, di Fiorano, così, affittammo una casa colonica a San Valentino, sopra Castellarano. Eravamo in una ventina, spendevamo 50.000 lire al mese di testa, ovviamente, no? E ci eravamo creati questo spazio per farci i cazzi nostri. Era come un centro sociale ante litteram, però a numero chiuso, no? Abbiamo fatto una sala prove, perché poi tra questa ventina di persone c'erano anche ragazzi che suonavano, che in gruppi, cose così. Beh, il caso volle che quello stesso anno Antenna 1 organizzò al Mascotte il concerto degli Spaceman 3, che era all'epoca uno dei nostri gruppi preferiti, quelli che proprio ci riempivano
la vita e il cervello, quel che ne rimaneva. E gli Space Marine 3 vennero il giorno prima in zona. Sonic Boom e Jason vennero nel pomeriggio, vennero in radio per un'intervista, per promuovere ovviamente il concerto del giorno dopo. E niente, finita la diretta, io e Max li abbiamo caricati in macchina e li abbiamo portati a San Valentino, a questa famosa casa colonica che avevano affittato, e praticamente abbiamo passato lì tutta la notte, facendo di tutto un po', ma soprattutto anche suonando, non io e non Max, che non suonavamo, però voglio dire, i ragazzi dei gruppi che provavano lì in questa casa ebbero il privilegio, secondo me è una cosa veramente rara, di quelle cose da raccontare ai nipotini, ebbero il privilegio di fare una bella jam session notturna con Peter Cameron e Jason Pierce degli Space Marine 3. Ecco, questa è, dicevo, una metafora di ciò che ha rappresentato la radio per tutti noi, per me prima di tutto, ma anche per questi ragazzi che erano ascoltatori o frequentatori del giro della radio, non coinvolti direttamente, ma che però comunque a cui la radio ha dato modo di vivere un'esperienza, ritengo che per loro sarà assolutamente indimenticabile. Come sono stati indimenticabili, appunto, ripeto, gli anni che ho vissuto io. Poi, ecco, nel 1990 ho smesso di far finta di fare l'università, ho cominciato a lavorare seriamente, non avevo più molto tempo per fare quello che mi sarebbe piaciuto fare, cioè continuare a trasmettere in diretta, magari per gli orari cambiati, così avrei dovuto fare cose in registrata, e vabbè, ci ho dato a mucchio come programmatore, non ci ho mai dato a mucchio come ascoltatore, e lo sono tuttora. Ecco, 2 mesi fa circa, quando sono stato ospite di Radio Clash in questi studi per rievocare un po' i tempi andati, Corby mi ha fatto una domanda di quelle Dani, la domanda del secolo, e dice: ma secondo te, oggi come oggi, il mondo è cambiato tanto da 30 anni fa, da 40 anni fa, oggi come oggi ha ancora un senso Radio Antenna 1? Ecco, io ci tengo a ribadire la risposta che gli ho dato, perché è una cosa in cui credo davvero e credo tanto. Secondo me oggi ha ancora più senso di allora, perché se allora era un importantissimo punto di riferimento, perché poi erano veramente pochi allora i punti di riferimento, Rockerilla, qualche giornale inglese, qualche viaggio a Londra per chi ci andava, ma radio come Antenna 1. Adesso diciamo che il ruolo è leggermente diverso, ma molto più importante, perché adesso di punti di riferimento ce ne sono tanti, e la cosa può diventare molto disorientante. Adesso vai in rete, vai su YouTube, trovi tutto. Tutto è tanto, tutto è troppo spesso. Tutto è troppo, e a volte è talmente tanto che perdi la voglia, la capacità di approfondire, oppure vieni investito da questa bulimia dell'ascolto, per cui cerchi di fagocitare più cose possibili senza approfondirle, e comunque lasciandoti inevitabilmente indietro qualcosa, perché è inevitabile. Allora, qual è il ruolo di una realtà come Antenna 1 in questo contesto? Secondo me è proprio quello del filtro, della mediazione, del tramite ad un ascolto mediato e meditato, del punto di riferimento che ti eviti il disorientamento, che ti dia una linea guida. Secondo me è molto importante. Io vedo molti ragazzi giovani che in questo mare magnum di cose ci si perdono, e
avrebbero bisogno di una, di un punto di riferimento che facesse appunto da filtro in queste cose. Ed è quello, secondo me, che può veramente essere Antenna 1. Quindi questi 40 anni che sono passati, io mi auguro che siano semplicemente i primi e che i prossimi, sono convinto, saranno altrettanto importanti, così come sono stati per me i primi.